Ad un anno esatto dalla sua elezione a consigliere regionale, il dottor Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, traccia il bilancio del suo mandato come componente delle commissioni attività produttive, turismo, agricoltura in Regione Campania. È stato un anno difficile perché chiaramente è stato un po' l'anno del Covid, l'anno di questa maledetta pandemia, l'anno però anche della ripartenza, quindi l'anno del vaccino. È stato l'anno che abbiamo un po', siamo usciti un po' alla volta da questo tunnel dove c'era tanto pessimismo, dove c'era anche tanta paura soprattutto da parte delle nostre famiglie. Devo dire che come Regione Campania, con il Presidente De Luca, abbiamo fatto un lavoro difficile, complicato, ma importante, significativo. Siamo riusciti a fronteggiare tutte le emergenze, siamo riusciti a dare anche il supporto sanitario alle persone appunto affette da Covid. Abbiamo lavorato per potenziare molto quella rete territoriale della medicina territoriale, dove noi oggi c'è la vera scommessa anche del futuro, perché un po' di cose dopo questa emergenza, questa pandemia, un po' di cose le abbiamo anche capite in modo sul campo, in modo concreto, a cominciare dal fatto che dobbiamo lavorare di più per potenziare quella medicina territoriale. Basta pensare oggi il numero delle persone che erano positive al Covid, che stavano a casa, che ovviamente avevano bisogno di assistenza domiciliare. Ecco, quell'assistenza domiciliare oggi nei nostri territori, a mio avviso, diventa anche la priorità. Quindi grande attenzione a curare il paziente, a curare le persone presso il proprio domicilio, con tutti chiaramente i presidi necessari e indispensabili. Poi si deve lavorare ovviamente ai centri d'eccellenza, dobbiamo lavorare alla rete delle emergenze, sulle quali ci siamo e stiamo lavorando. Io penso che la sanità è probabilmente, non solo per un motivo professionale anche mio, ma uno dei temi che maggiormente in quest'anno di attività ho rivolto anche la mia attenzione. Ho rivolto la mia attenzione, ripeto, sia per competenza anche, perché io penso che oggi c'è bisogno di una politica anche delle competenze e una politica che conosca le problematiche anche direttamente sul campo. Devo dire, sui temi della sanità un po' di esperienza ce la siamo fatta e soprattutto conosciamo anche quelle che sono le criticità. Sto lavorando proprio in questi giorni su quello che è un altro dei temi riguardando un po' la medicina generale. Tanti e troppi sono i territori di periferia che hanno criticità per la mancanza del medico di medicina generale. Sono famiglie che oggi non hanno il medico di medicina generale, quindi anche su questo stiamo lavorando. Proprio recentemente ho presentato qualche giorno fa una interrogazione per chiedere anche l'abbassamento del punteggio per il corso di medicina generale, per avere più medici della medicina generale, in modo tale da poter fronteggiare questa emergenza che riguarda soprattutto le periferie. Abbiamo visto quello che è successo pochi mesi fa a Rocca d'Aspide per quanto riguarda l'assistenza della medicina pediatrica, del medico del pediatra di base, e anche lì tante famiglie senza pediatri e senza il pediatra, che erano costrette chiaramente a fare anche dei viaggi per poter avere l'assistenza che tra l'altro gli è dovuta. Ecco, questi sono alcuni temi che noi stiamo seguendo, così come c'è il tema della riorganizzazione della nostra rete ospedaliera. Io penso che è arrivato anche il momento di ragionare in modo più unitario, di ragionare, di pensare un po'. Tutti i nostri ospedali devono ragionare un po' insieme. Ecco, dobbiamo far sedere i direttori sanitari dei diversi presidi e iniziare a fare una pianificazione, una programmazione che parta dal bisogno, dalla domanda di salute, ma dobbiamo dare delle risposte anche lì più importanti possibili, perché l'altro grande tema che c'è nei nostri territori è legato al fatto che c'è una carenza di medici nei nostri ospedali. E questo è un tema importante. Allora stiamo studiando, io stesso sto studiando, se ci sono delle misure per creare quelle forme di incentivo, perché purtroppo molte volte, nonostante con l'ASL vengono fatti i bandi per avvisi pubblici, vengono fatti avvisi pubblici e quant'altro, ovviamente chi viene dalla provincia di Napoli, da altre province o anche al nord di Salerno è un po' più restio a venire a lavorare nei nostri territori, e rispetto a questo noi dobbiamo trovare anche quelle forme di incentivo che possono consentire anche la possibilità di avere più medici, più specialisti nei nostri territori. Quindi questo è un altro tema importante, per fornire anche quell'adeguata assistenza che ci deve essere.
Ovviamente io esprimo sempre un plauso ai nostri operatori sanitari, un plauso ai medici, gli infermieri, il personale parasanitario, il personale amministrativo per il lavoro straordinario che hanno fatto in questo anno particolarmente difficile. Molte situazioni riusciamo a superarle, riusciamo a risolverle soprattutto grazie proprio all'abnegazione, all'amore per la professione, all'amore per il prossimo che hanno i nostri operatori, sanitari. Però oggi necessita una riorganizzazione e necessita anche degli interventi che possono mettere in condizione di avere delle strutture ospedaliere che sempre di più diventano presidi importanti, presidi utili e concreti per i nostri territori. Nei prossimi giorni farò visita anche al presidio ospedaliero di Agropoli, dove come sappiamo abbiamo avuto dove c'è il reparto per l'assistenza al Covid che ha svolto in quest'anno un lavoro, in questo periodo un lavoro anche difficile, delicato, che tra l'altro anche in una fase in cui si sono ridotti i contagi ha continuato a svolgere un lavoro importante per l'intero territorio del Parco Nazionale del Cilento Val di Non Arburnia. Diciamo che c'è tanto da fare, c'è tanto da portare avanti e continueremo ad essere presenti su questi temi. Dopodiché, ovviamente in quest'anno sono state tante le attività che abbiamo sviluppato, tante le attività che abbiamo cercato di rappresentare, ma soprattutto con un principio. Io adesso non voglio fare qui l'elenco delle cose realizzate, l'elenco delle attività che abbiamo fatto in consiglio, delle mozioni, delle interrogazioni. Io poi penso che, essendo uomo delle istituzioni, abituato ad avere profondo rispetto delle istituzioni, io penso che oggi chi svolge un ruolo deve produrre anche degli atti, perché in quegli atti c'è poi l'azione anche politica, amministrativa che ognuno di noi deve portare avanti. E quindi io ovviamente in quest'anno abbiamo prodotto molte cose utili, molte cose, devo dire, abbiamo ottenuto anche dei risultati significativi su diverse situazioni di criticità che ci venivano dai territori. Siamo adesso alla vigilia un po' della stagione anche della ripresa delle piogge, e un'altra delle mie battaglie storiche che continuerò a portare avanti è quella del problema legato alle esondazioni dei nostri corsi d'acqua. È un tema ormai per me che ne parlo da anni, stiamo cercando di intervenire il più possibile per mettere in sicurezza i nostri territori, ma anche lì, se noi non cambiamo le norme, se noi non sburocratizziamo, se noi non rendiamo più facile, più accessibili anche ai comuni, anche ai sindaci, di poter intervenire nei tratti di pericolosità nei nostri territori, noi creiamo invece pericolo per le nostre popolazioni, pericolo per le nostre comunità. Penso al fatto che oggi per pulire un corso d'acqua c'è bisogno di pareri infiniti e nel frattempo che noi continuiamo a cercare di risolvere i problemi burocratici ci sono le esondazioni e dopodiché poi si grida allo scandalo, si grida all'incuria, si grida all'incompetenza, all'incapacità anche degli amministratori vari, ma in realtà oggi se un sindaco fa un intervento di rimozione del sedimento di un corso d'acqua si fa un processo penale, perché poi la verità la dobbiamo dire ed è questa. Quindi stiamo lavorando anche in questa direzione. Io più volte ho posto anche il problema di cambiare alcune norme, di snellire alcune procedure, di rendere più semplici e più accessibili anche ai comuni determinati interventi, che vale questo un po' per la messa in sicurezza del territorio. Siamo alla vigilia anche di un momento importante legato all'utilizzo dei fondi del PNRR, che chiaramente rappresenta una grande opportunità anche per i nostri territori. Io più volte ho stimolato tutto a cercare di trovare delle proposte condivise. Qui abbiamo bisogno di interventi sulla mobilità, sulla viabilità, sui trasporti, sulla sanità, appunto, sulle strutture sanitarie. Cioè noi dobbiamo utilizzare queste risorse per fare servizi. Servizi per la nostra gente, servizi per i nostri figli, servizi per le nostre famiglie. È così che rendiamo più forte un territorio. Noi tante volte abbiamo evidenziato delle criticità e tante volte abbiamo evidenziato anche della mancanza di risorse per intervenire su quelle criticità. Ecco, oggi abbiamo un'opportunità, quindi facciamoci trovare pronti con delle proposte. E apprezzo molto anche quei sindaci che si sono messi insieme per elaborare idee, proposte, iniziative da portare avanti, pensando quindi a quella pianificazione, a quella programmazione, a quel futuro che oggi è indispensabile, è necessario attivare e mettere in campo. Quindi veramente c'è un grande lavoro, tante sono state anche le iniziative ripeto, di vicinanza proprio ad alcune situazioni di criticità, però penso che oggi noi dobbiamo dare sempre più voce e rappresentanza ai territori che
stanno un po' anche a sud di Salerno, ma lo dico per un motivo, perché qui abbiamo un patrimonio. Io ho avuto la fortuna, e ho la fortuna anche, soprattutto come presidente del parco, di aver avuto la possibilità di conoscere il patrimonio che abbiamo nelle nostre comunità. Un patrimonio incredibile, un patrimonio unico di bellezza, di ricchezza, di cultura, di arte, di ambiente, di biodiversità, di mare, paesaggi. Cioè, abbiamo veramente tutto. È un patrimonio che può generare occupazione, un patrimonio che può generare sviluppo, un patrimonio che può generare opportunità, soprattutto per i nostri giovani. Basta pensare al nostro mare. Noi abbiamo tra i mari più belli e più puliti d'Italia, e anche lì c'è stato un intervento importante della regione, perché se noi abbiamo un mare di grande pregio, noi dobbiamo avere una depurazione a 360 gradi. Quindi una delle opere necessarie, indispensabili, è quella delle reti fognarie, che ci devono essere reti fognarie, e quindi dei depuratori che ci devono essere un po' in tutto il territorio, perché in un territorio di pregio come quello del parco, se non c'è la depurazione, beh, è un fallimento. Ecco perché abbiamo anche destinato diverse risorse a quella che è la rete fognaria, e quindi la depurazione dei nostri territori, perché è lì c'è una scommessa importante per tutelare il nostro patrimonio più importante, che è il patrimonio di ricchezza che abbiamo, il patrimonio di opportunità che abbiamo. E in particolare siamo contenti e orgogliosi di avere anche un mare che è tra i più belli e più puliti d'Italia. E anche sul turismo, devo dire che con l'assessore Felice Casucci, che ha immediatamente messo in campo una strategia di pianificazione e di programmazione. Oggi abbiamo un piano, un programma per il turismo che guarda i prossimi 10 anni, che è cosa di grande valore, di grande importanza. Con l'assessore Casucci stiamo lavorando per fare in modo che tutto questo patrimonio di ricchezza diventi realmente, tutto questo patrimonio di bellezza diventi realmente un'opportunità per i nostri anche ragazzi, per investire in quel settore del turismo, dove il turismo deve essere anche appunto un'opportunità. E si sta lavorando in questa direzione anche per valorizzare alcuni siti che magari troppe volte dimenticati, ma che invece rappresentano patrimoni di grande importanza. Con l'agricoltura, che è l'altro grande settore importante nella nostra provincia e nei nostri territori, c'è l'altra grande sfida. Con l'assessore Caputo stiamo lavorando per cercare, per snellire e per sburocratizzare quei PSR che possono generare opportunità per le aziende, ma tante volte hanno generato invece criticità, perché se poi le aziende sono costrette ad anticipare risorse, e quelle risorse non arrivano, e quelle risorse sono sottoposte ad una serie di vincoli burocratici, noi rischiamo di mettere in ginocchio quell'azienda, non di dargli più un'opportunità. E io sono contento, nei giri che sto facendo nel visitare diverse aziende del nostro territorio, devo dire veramente sto scoprendo tante realtà virtuose, tanti giovani che hanno investito in agricoltura, tante risorse straordinarie per la nostra terra. E anche su questo io penso che noi c'è una sfida importante che abbiamo messo in campo, quindi quello di sburocratizzare, a cominciare dall'ente pagatore della regione, dove i pagamenti sono stati quasi sempre in ritardo, troppo in ritardo. Dobbiamo avere anche la certezza, noi non possiamo pretendere dagli imprenditori soltanto che ci devono fare le cose così come glielo diciamo, noi dobbiamo anche però avere degli obblighi nei confronti degli imprenditori, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei tempi di pagamento. Se noi chiediamo il rispetto dei tempi della realizzazione di alcune opere, dobbiamo dalla nostra parte però rispettare i tempi dei pagamenti, e su questo stiamo lavorando, e finalmente abbiamo approvato in Consiglio regionale il nuovo ente che si occuperà dei pagamenti, che avrà proprio l'obiettivo di snellire, di velocizzare tutte queste procedure, così come anche sulle pratiche dei PSR noi dobbiamo creare trasparenza, certamente, ma dobbiamo snellire alcune procedure, ovviamente con delle indicazioni precise, che devono essere quelle della valorizzazione del patrimonio agricolo che noi abbiamo, è ovvio. Però dall'altra parte dobbiamo anche essere bravi a non creare difficoltà a chi vuole investire nel settore dell'agricoltura. Quindi sono tutti temi, dal turismo all'agricoltura, alla sanità, alle attività produttive, perché qui abbiamo un tessuto produttivo che è un tessuto anche virtuoso, rispetto al quale noi dobbiamo far sentire la nostra vicinanza. Il mondo associazionistico, qualche giorno fa ho partecipato all'assemblea provinciale delle Pro Loco, dove le Pro Loco, ma il mondo delle associazioni, rappresentano una risorsa importante a
fianco delle istituzioni che ci sono e che danno una mano alle istituzioni comunali, ma anche sovracomunali, riescono a dare una mano utile, significativa, per cercare di portare avanti tante iniziative. Ecco, questa è una fase delicata, importante. Io mi auguro che da qui ad un anno noi possiamo mettere in campo tante idee, ma soprattutto tanti servizi utili per la nostra gente. E la Regione Campania oggi sta svolgendo un ruolo significativo, un ruolo di presenza, ma soprattutto anche un ruolo di pianificazione, di programmazione, che in un contesto in cui si parla di next generation, cioè si parla delle generazioni del futuro, si parla dei nostri giovani, io penso che la Regione Campania deve avere un ruolo centrale, un ruolo importante, così come più volte il Presidente De Luca ha evidenziato, proprio per dare prospettive, possibilità, opportunità ai nostri ragazzi.